Tutto pronto a Castrovillari per la festa dell'Unità 2016 che si terrà presso il Parco Comunale dall'8 all'11 settembre. Un programma ricco di momenti di confronto, cultura, politica e musica, e fra tutti non poteva mancare di certo lo spazio dedicato alla cucina, con un occhio di riguardo alla pasta alla matriciana, e di cui una parte dell'incasso verrà devoluto alla città di Amatrice, vittima del recente fortissimo sisma. Si parlerà del tormentone dell'estate del PD, cioè della riforma costituzionale. Avremo un confronto tra due senatrici, viene qui oltre a Doris Lo Moro la senatrice Ricchiuti, lombarda, e quindi affronteremo con grande apertura, con libertà, questo tema, che è un tema che riguarda tutti i cittadini e che va oltre gli schieramenti di partito. Abbiamo ospite Fabrizio Barca, il quale verrà a dirci che cosa ha intenzione di fare dopo aver tentato dall'esterno, da semplice iscritto, senza nessuna ambizione di far qualcosa, ha tentato di riformare, di promuovere la riforma del partito. Parleremo infine di quello che è stato un altro tormentone dell'estate, cioè il problema nostro se la cultura e il turismo, di cui parliamo sempre. Perché ancora questo nostro patrimonio non è diventato al momento un fattore di sviluppo? Abbiamo come ospiti musicali una band di Locri che si chiama Quarta Aumentata, che fa musica popolare arricchita da suggestioni funky, jazz e blues. Abbiamo anche un tributo ai Negramaro. Vi invitiamo dall'8 all'11 a Castrovillari, speriamo nell'intervento di tanti cittadini che verranno sì a sentire dibattiti ma anche a divertirsi un po'.